Dio è un Dio strano, amen. E lui ti sceglie, non sei tu a scegliere lui. Io in questi giorni, dopo aver visto tutte queste cose meravigliose, stando in preghiera ho detto: Signore, ma perché a me? Io sono un ragazzino normalissimo di 15 anni. In questo periodo mi ero pure abbastanza allontanato, e lo dico apertamente. Non pregavo da settimane, non leggevo. Però dicevo al Signore, quei 5 minuti che gli davo ogni tanto, gli dicevo: Signore, cambia il mio carattere. Signore, cambia il mio carattere. Signore, distruggi questo vaso e fallo come tu vuoi. E veramente è stato così, perché io da martedì ho avuto veramente un cambiamento nel mio carattere che è stato radicale. Io martedì sono stato al compleanno di mio cugino, che non mi ricordo quanti anni ha fatto, però. Ed eravamo in una saletta vicino a casa mia, in Piazza dei Sofisti. E io ho visto il pomeriggio che c'era dentro questa stanza, all'ingresso, un altare, diciamo, dove c'era questa statua della Madonna. Era fatta pure male, era grigiastra, aveva la faccia brutta, gli occhi marroni, rossastri, non si capiva, era brutta fatta. E io mi ha dato subito una brutta impressione questa statua, perché si vedeva che qualcosa non andava. E io poi sono tornato a casa, abbiamo mangiato e mi sono andato a coricare normalmente. Io solitamente, prima di addormentarmi, diciamo che ripenso a tutta la giornata, a che cosa ho fatto, a cosa ho fatto di sbagliato, a cosa dovrei rimediare l'indomani magari. E mentre pregavo, prima di addormentarmi, chiusi gli occhi e vidi tutto nero, come quando voi normalmente chiudete gli occhi. Però d'un tratto vidi che questo nero, questo vuoto, era come se il mio spirito si stesse muovendo dentro di me. Era come se il mio corpo trattenesse il mio spirito e lui non riusciva a liberarsi, non riusciva ad uscire, e si dimenava dentro di me. Ad un certo punto faceva sempre più forte, si muoveva sempre più forte, e ad un certo punto io uscii dal mio corpo, il mio spirito uscì dal mio corpo, e il mio spirito si ritrovò di nuovo in quella saletta. Io guardavo quella statua dritta negli occhi, ancora una volta, la guardavo proprio dritta negli occhi, e vedevo che questa statua era ancora più brutta, e aveva una trasfigurazione. Io vedevo la faccia del suo demone, che era in lei, uscire, come se uscisse così e si voleva liberare, però era intrappolata là dentro, perché quanti sapete che i demoni sono illegali su questa terra? Non possono non avere un corpo e stare in mezzo a noi. E mentre guardavo questa statua che aveva questa trasfigurazione, io la presi subito, corsi fuori, e quando aprii la porta la gettai subito a terra, per strada. E quando si ruppe questa statuetta, la mia vista cambiò totalmente. Sapete quando mettete ad esempio un filtro in una foto, che è normale, poi magari voi la modificate, ed è stato proprio così. La mia vista è diventata grigia, scura, e rifletteva tantissimo le luci dei lampioni arancioni, e io avevo una vista non a 180 gradi come normalmente. Io avevo una vista abbastanza limitata, come ad indicare dove io dovevo guardare precisamente, e io avevo la visuale sul marciapiede che dà alla rotonda di Piazza dei Sofisti. E vedevo sfilare tantissime persone, una a uno. E io credo che questa è la rivelazione di quello che c'è ora nel mondo. È veramente qualcosa di forte. Io vidi, le prime due persone che vidi, era una coppia, che passavano e sfilavano, uso questo termine sfilare, perché quando uno sfila si mette in mostra, no? Mette in mostra pregi, difetti. E queste due persone sfilavano. E mentre passavano io guardavo attentamente. E vidi che nell'uomo che camminava più a destra e dava sulla strada, quest'uomo aveva un demone attaccato alla spalla sotto forma di scimmietta. Qua, era attaccata così. E quest'uomo teneva per mano la sua fidanzata, no? Questa sua fidanzata teneva a sua volta con la mano sinistra un altro demone, che era diverso, era ancora più potente. Io avvertivo nello spirito che questo demone era ancora più potente. Questo demone non era come gli altri, tutti gli altri si mimetizzavano, erano piccoli. Questo demone era alto, era 1,80 m, 1,90 m, ed era nero, incappucciato, e non riuscivo a vederlo in faccia. Però avvertivo nello spirito che questo demone era troppo potente. Io lo sentivo che era proprio forte e teneva legata quella donna.
E mentre queste due persone sfilavano, la ragazza si accorse che io la stavo guardando. E quando si accorse che io la stavo guardando, mi guardò dritto negli occhi, si girò proprio così. E lei rideva. E la sua faccia cambiò tutto d'un tratto. La sua faccia diventò come le bambole dei film horror. Aveva la bocca cucita, il sorriso cucito. Gli occhi, uno ne aveva un occhio cavato. E l'altro ce l'aveva che sembrava tipo un bottone. Ed era bruttissima. Veramente, io non lo so come, non mi spaventavo a vedere queste cose, perché erano veramente terribili, erano forti. E io sentivo che nello spirito, quel demone che c'era in quella donna, era soddisfatto dell'opera che aveva compiuto. Lui infatti rideva dentro di lei. Era come quelle persone che compiono un'opera e poi si sentono soddisfatti di quello che hanno fatto. Si sentono a posto, era felice quel demone. Dopo che passarono queste due persone, passò il pastore. Il pastore era vestito con una camicia bianca e i pantaloni bianchi. Non aveva macchia. Era l'unica persona che io ho visto, non aveva nemmeno un demone. Infatti lui sfilava a testa alta. Lui sfilava così, lentamente. Emanava luce. Era la luce di Cristo. E io sentivo che quello che il Signore mi voleva dire è che questa chiesa è fortunata ad avere questo ministro. Perché non ha macchia. Non ha nessun demone. E poi, dopo che passò il pastore, io, diciamo, girai lo sguardo verso la rotonda. E passò un uomo. Era travestito da donna. E aveva sempre una scimmietta, però era ancora più piccola, attaccata ai pantaloni, alle parti intime dei pantaloni. E io capii subito che quella voce che io sentivo, che mi spiegava ogni demone, ogni cosa che io vedevo, lui me la spiegava. E io vidi quest'uomo passare, che passava aveva i tacchi, una parrucca nera e una specie di minigonna. Comunque non mi interessa come era vestito. Aveva questo demone, questa scimmietta ancora più piccola della prima, attaccata ai pantaloni. E questa voce mi diceva che questo è lo spirito di omosessualità. E questo demone, sentivo che teneva legato quest'uomo in un modo veramente incredibile. E dopo vi spiegherò perché era piccolo. Dopo ancora vidi lo spirito di idolatria. Vidi tanti volti che mi passavano nella mente, ed io capivo che erano credenti. Passavano tanti volti, così tanti che io non riuscivo a percepire chi erano, perché erano troppi. Ad un certo punto sentii questa voce che mi diceva: bene, ora puoi vedere qual è lo spirito di idolatria. E comparì una bambola seduta in un muretto, ed era una specie di bambola voodoo. Aveva, come quella ragazza, un sorriso cucito. Bruttissimo, era orribile, la peggiore bambola che voi potete vedere su questa terra era. Non c'entrava niente, era molto più brutta. Aveva un occhio che era un bottone ed era di pezza, era orrida, era bruttissima, strappata, era veramente brutta. E dopo queste cose io ricollegai che quella ragazza aveva dentro uno spirito di idolatria e sentì che lo spirito di idolatria è proprio un demone che colpisce questo popolo, questo paese. E veramente la Chiesa deve stare attenta ad avere immagini, statuette a casa, ad avere qualsiasi cosa che, diciamo, ci possa ricondurre all'idolatria. Perché è uno spirito che è veramente potente, io lo avvertivo ogni cosa, ogni minimo particolare, ed era brutto. Dopo riguardai di nuovo il marciapiede che guardavo all'inizio, e vidi un uomo con i capelli lunghi e una veste bianca, e rappresentava la Chiesa. Però, anche se era uno, nello spirito la percezione dello spazio è diversa. Tu magari vedi un'immagine, ma nel frattempo ne vedi altre mille in un secondo, e la concezione dello spazio è qualcosa di assurdo. E vidi quest'uomo passare, aveva questa veste bianca, però guardandolo attentamente, questa veste non era bianca. Aveva degli strappi, delle lacerazioni, delle bruciature. E questa persona rappresentava la Chiesa proprio perché la Chiesa ha delle lacerazioni, ha delle bruciature, ha dei peccati che solo Dio può sanare. E io sentivo questa voce che mi diceva:
Sai, la Chiesa con tutte queste lacerazioni, con tutti questi peccati, sì, sarà salvata, ma in cielo, nel giudizio, avrà dei difetti. Quando c'è la scrittura che dice che davanti al trono bianco ci saranno cose che ci saranno aggiunte, dei premi, e ci saranno dei difetti. Questi saranno tutti difetti che si rifletteranno nel cielo. E io non voglio che nel cielo mi saranno tolte cose. Dopo di questo io, diciamo, vidi di nuovo tutto buio. E questa voce mi faceva soffermare su piccoli particolari, che già vi ho detto. Però me li spiegava uno a uno, attentamente. Ad un certo punto io sentii questa voce che mi ha detto chiaramente, era sempre la stessa, però assunse un tono grintoso, come se mi volesse spronare. E mi disse, è finito il tempo in cui tu mi dai l'1% delle tue possibilità. È arrivato il momento in cui tu fai il passo che ti porterà a vedere la mia gloria. E io penso che questo messaggio non sia solo per me, perché qua non ci sono solo io che do l'1% a Dio. E veramente questa parola possa essere veramente di incoraggiamento. Dopo tutto questo io sentii che il mio spirito entrò subito nel mio corpo, e nemmeno il tempo di riflettere e nemmeno il tempo di aprire gli occhi che il mio spirito fu trascinato verso il basso. Io proprio sentivo che io sprofondavo, però non sentivo sprofondare il mio corpo, io sentivo sprofondare il mio spirito, e nel frattempo io vedevo che viaggiavo. E mi ritrovai accanto a una luce che mi teneva per mano, però io non potevo vedere la sua mano. Ed era una luce forte che, mentre mi accompagnava, io provavo ogni tanto a guardarla, ma facevo questo, perché non potevo guardarla negli occhi, era troppo potente. E questa luce mi accompagnò, e io nel frattempo dicevo, Signore, ma chi è? Lo Spirito Santo, il mio spirito, Gesù, chi è? Rivelamelo. Però non mi dava risposta. E questa luce mi accompagnò davanti a un cancello, brutto, fatto di ferro, nero, grandissimo. Era alto 4-5 metri, grandissimo. E io entrai, però la luce non poteva entrare perché era santa. Non poteva entrare, lì c'era troppo peccato. E io sentivo uno spirito di pesantezza quando io ero lì vicino. Io però potevo entrare. E entrai. E quello erano le porte dell'inferno. Io avvertii subito puzza, troppa puzza. E delle grida così strazianti che nemmeno se ammazzassero i vostri figli davanti ai vostri occhi, voi non provereste quella sensazione di disgusto, di rabbia. Lì c'è le cose più terribili che voi vi potete immaginare. Ma voi non le potete immaginare fino a quando non le vedete, non le provate. E non c'erano scale, però il mio spirito poteva fluttuava. Infatti io scesi e arrivai nell'atrio. Però io sentivo che non potevo proseguire, perché lì dentro c'era ancora più peccato e io non potevo entrare lì. Io mi guardai intorno, no? Per vedere cosa c'era. E c'era come... Sapete quando nel deserto ci sono quel terreno che col calore, diciamo, fa le spaccature? Ed era così. Il cielo era rosso, con delle sfumature arancioni. Io mi girai indietro e vidi il portone aperto e quella luce che mi aspettava fuori. Alzai ancora di più gli occhi e c'erano queste flotte di demoni, non si potevano contare quanti erano, che entravano da questo portone sotto forma di quelle bambole, sotto forma di quelle scimmiette, sotto forma di animaletti. E mi fu rivelato che loro sulla terra sono così piccoli perché si devono mimetizzare. Loro, la loro tecnica preferita è che loro non esistono. Loro sono il più piccoli possibile, in modo che i cristiani non gli diano la colpa, e diano la colpa a Dio. E loro però, quando arrivavano, si trasformavano per quello che erano. Loro arrivavano e si trasformavano in quello che erano. Erano dei mostri orribili, alti 2-3 metri, su per giù. Gobbi, muscolosi, molto muscolosi, erano potenti, erano possenti, erano dei bodybuilder, alti 2 metri.
Loro avevano delle papole, delle ulcere, erano putridi, facevano puzza, avevano tantissime rughe in faccia. In faccia avevano queste bolle, erano pallidi, però quando c'erano queste bolle erano rossastri, come se fossero infiammati. E loro, quando arrivavano e si trasformavano, cambiavano completamente aspetto. Era come proprio quando voi nei film vedete quelle persone che lanciano quella specie di bombetta e c'è il fumo e si trasformano. E proprio così uno arrivò vicino a me, era da qua a ma nemmeno un metro. Lui arrivò ed era girato, era messo così perché arrivavano così e poi si alzavano. Quando questo demone arrivò, io intanto non avevo paura lì, completamente. Vedevo quelle cose e non avevo paura. Presi questo demone per la spalla così, violentemente lo girai, perché io volevo delle spiegazioni. E non, in quei posti, quando tu sei spirito, non parli, non puoi parlare. Tu comunichi con Dio, comunichi con i demoni, telepaticamente. Tu non parli. Tu pensi e loro ti ascoltano. Così fanno loro con te. E quando girai questo demone, lui mi guardò, mi scrutò, come se mi avesse riconosciuto. Infatti, dopo mi fu rivelato che i demoni ti conoscono e non sono come Dio che conoscono tutti. Loro conoscono solo chi sulla terra hanno visto, hanno visto realmente. E tutta questa flotta di demoni erano i demoni che i figli di Dio scacciano sulla terra. Non erano i demoni che sono in attesa di avere un compito, sono quelli che i figli di Dio scacciano. E sicuramente io ci credo che questo era un demone che io avevo scacciato. Infatti lui mi aveva riconosciuto. E io sentivo che questo demone era potente e mi guardava negli occhi. Ma ad un certo punto io gli ho detto: ma io che ci faccio qua? Questo che posto è? Dammi delle spiegazioni, volevo delle spiegazioni. Ma lui non mi ha dato delle spiegazioni, anzi, si è coperto gli occhi, è caduto a terra, inginocchiato. Si copriva gli occhi e mi gridava con la voce rauca, metallica, arrabbiata: che ci fai qua? Tu non ci puoi stare! Tu sei troppo potente! Emani troppa luce! E si copriva gli occhi perché non mi poteva guardare. Non mi poteva guardare. E io non provavo paura. Anzi, mi girai e guardai avanti come se tu il tuo corpo lo puoi teletrasportare. Non sei fermo, hai dei superpoteri quando sei spirito. E io mi trasportai davanti al trono di Satana, alla distanza da qua alla batteria. Satana era seduto sul suo trono. È un cherubino alto 5-6 metri. È pallido. E non ha ulcere, non ha difetti come i demoni. Solo che è più brutto in faccia, è più rugoso. Ha il naso molto pronunciato, come il cattivo dei Simpson. Come quello là, ha il naso così, i denti piccolini, tanti, sottili, ma ne ha tanti che è brutto, veramente è brutto. E quest'angelo, che è alto 5-6 metri, è il triplo più muscoloso dei demoni, è molto forte. E io avvertivo nello spirito che c'era una potenza, però lui era incappucciato e lui era seduto sul suo trono, fermo, immobile. E io vedevo nei suoi occhi che lui voleva scendere da quel trono per uccidermi, perché quello che mi stava mostrando Dio serve a svergognarlo. Ma lui non poteva fare niente, era lì seduto che fremeva, ardeva, aveva un fuoco dentro, perché lui non si poteva alzare, perché lui non mi poteva toccare. Io l'ho guardato dritto negli occhi, aveva gli occhi neri e gli occhi trasmettevano follia, follia, pazzia. Trasmettevano cattiveria, era qualcosa veramente di orribile, ma io non avevo paura lì, perché io sapevo l'autorità che lui mi ha dato. E io volevo leggere una scrittura in Ezechiele 28. E dice: eri nell'Eden, il giardino di Dio, eri coperto d'ogni pietra preziosa, rubini, topazi e diamanti, crisoliti,
onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro. La lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato. Tu eri un cherubino unto, un protettore. Io ti avevo posto sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie di giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato. Perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il cuore si era innalzato per la tua bellezza. Hai corrotto la tua sapienza, hai motivo del tuo splendore. Ti getto a terra, ti metto davanti ai re, perché ti vedano. Quindi questo è l'autorità che noi abbiamo. Nella parola ancora dice che lui ci ha dato ogni autorità in cielo, in terra e sotto la terra. E noi abbiamo l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni, abbiamo autorità su tutta la potenza del nemico. E nemmeno il nemico stesso ci può toccare. E lui arrabbia per questo. Però quando tu apri la porta al nemico, lui entra e distrugge. E quella follia che lui aveva nei suoi occhi, te la riversa tutta contro. Dopo che io vidi Satana, ritornai ancora indietro alle porte. E c'era sempre quel demone accanto a me, ancora inginocchiato, non si poteva muovere. Fino a quando io non me ne sono andato, lui non si poteva muovere. Era immobilizzato. Ad un certo punto io sentii che io me ne dovevo andare da là, perché avevo bene o male visto quello che c'era. Ed è veramente orribile. È orribile. E vidi quella luce che mi prese di nuovo e mi portò in alto. E io sentii che il mio spirito si muoveva. Io non rimasi fermo là sotto. Io sentii che il mio spirito tornò nel mio corpo e cominciò a salire. Io cominciai a salire e vidi il mondo dall'alto. Vidi un mappamondo grande super giù, quando questo locale, però lo vedevo dall'alto e lo vedevo come una cartina geografica distesa. E vedevo ogni continente dominato da uno spirito. Quello più grande era in America, erano 5 in tutto. Ce n'era uno in Europa, uno in Asia, uno in Australia e uno in Africa. Ma quello più grande era in America. Era una specie di Buddha, nero. Non aveva occhi, aveva tutta la faccia tatuata con delle scritte sataniche. Io lo sentivo, percepivo ogni cosa che io vedevo, mi veniva rivelata in quel momento. E io vidi che questo demone distruggeva questo paese, quel paese, in un modo terribile, lo governava veramente in modo da portarlo alla distruzione. Infatti potete vedere che cosa sta succedendo in questo periodo in America. È veramente il paese più perverso che c'è. Dopodiché io continuavo a salire e mi ritrovai nei luoghi celesti. Nei luoghi celesti io non vidi angeli, non mi soffermai sugli angeli. Io vedevo che c'erano tanti demoni, tantissimi, che sono quelli che non sono stati scacciati. E erano attenti, stavano scrutando il mondo, scrutavano ogni persona, scrutano ogni persona e aspettano il momento in cui queste persone cadono nel peccato, in modo da poterle attaccare, perché loro, se tu non apri la porta, non possono fare niente, loro devono rimanere lì. E quando io vedevo questi demoni, loro avevano proprio un senso di... avevano una grinta dentro, come se quello che stavano facendo, loro amano quello che fanno. Loro gli mettono tutto il cuore, ed è quello che i credenti non fanno. E loro, mentre guardavano, io continuavo a salire, e loro non mi guardavano. Non si soffermavano su di me, continuavano a guardare, non si distraevano completamente. Ad un certo punto, mentre io salivo ancora di più e io sentivo che il mio spirito saliva, io mi ritrovai davanti a una stanza bianca. Se avete visto il video 6.000 punti per entrare in cielo, era quella stanza bianchissima, non c'era assolutamente niente, senza porte. Io entrai in questa stanza e mi ritrovai nei nuovi cieli e nuova terra. Ero in una strada fatta di blocchi d'oro, non c'è ferro, non c'è acciaio, non c'è alluminio, non c'è niente. C'era solo questa strada, grande quando una strada che c'è fuori, tutta fatta a blocchi di oro, però non ci sono veicoli, è solo per camminare. I marciapiedi fatti di oro, blocchi di oro, che non esistono su questa terra così grandi. Erano troppo grandi, erano mattonelle grandissime.
E questa strada si ripercuoteva per tutto quando era Nuovi Cieli e Nuova Terra. E io avevo villette a sinistra, villette a destra, come nei film americani, a schiera. Ed erano veramente, di fuori non sembravano molto, molto adorne di pietre preziose, ma dentro erano ricolme, le fondamenta della città, come parla in Apocalisse, erano colme di pietre preziose, di topazi, di rubini. Tanto che su questa terra non ci sono questi numeri, non ci sono così grandi. E dopo che io vidi queste cose, io salì ancora più in alto perché questa luce non mi accompagnava più, io lì potevo volare. E mentre ero in aria, io vedevo le cose dall'alto, come da un aereo. E vedevo questa città, la città è circondata da 12 montagne. E la città è lunga circa 2200 chilometri, qualcosa del genere. Larga tanto e alta altrettanto. È un cubo. E veramente è qualcosa di immenso. È come da qua in Germania, largo altrettanto e alta ancora di più. È veramente qualcosa di maestoso. Io lo potevo vedere dall'alto. E queste 12 montagne, poi ci sono in Apocalisse, che sono le fondamenta della città, a cui ognuna è stata assegnata il nome di un apostolo del Signore. E sono proprio le fondamenta, le basi che tengono questa immensa città. E sono montagne ancora più grandi, perché diciamo al confronto con la città erano il doppio le montagne. Io dopo che vidi questa città dall'alto, mi trasportai in una zona naturale e io vidi questo grandissimo albero che copriva tutte cose, un laghetto dove scorreva un torrente, era qualcosa di meraviglioso, il prato, i prati, là è tutto prato, anche nelle strade, i contorni è prato e non c'è un filo di erba verde, di erba gialla, è tutta verde, è incredibile, non c'è perfezione, ogni albero è perfetto, è tagliato in modo perfetto. Non c'è errore lì. E lì io non vedevo, non c'erano persone, però avvertivo le sensazioni, che anche se io le racconto ora, non si possono capire. Lì c'era un amore, una pace, una sicurezza e una costante lode a Dio. Io mi sono chiesto sempre, Signore, ma sulla terra, nel cielo, quando noi un giorno saremo davanti a te, ma dobbiamo essere sempre tutto il tempo così con le mani alzate a lodare? No, tu conduci una vita normalissima, tu esci, ti vai a fare una passeggiata, tu mangi, però è una costante lode a Dio, tu qualsiasi cosa fai lodi, anche se tu non parli, tu lodi. E quando io ero in questa natura, c'era una voce che mi diceva, questo è l'1% di quello che avevano Adamo ed Eva sulla terra. Ed era proprio una zona naturale che era perfetta, trasmetteva un senso di pace, era proprio un qualcosa di soave, era bellissimo. Che io infatti gli ho detto a mia mamma, mamma, ora qualsiasi viaggio di nozze che mi posso fare non sarà mai tanto bello. E io, mentre mi trasportai di nuovo in questa città, nella strada, alla fine della città, e io siccome percepivo quanto era lunga questa strada, ho detto, ma ora come ci devo arrivare io? Sono 2000 chilometri. Invece in un batter d'occhio, io non so che velocità ho raggiunto correndo, e in 4 secondi io sono arrivato alla fine della città, e c'era un altro muro bianco, enorme, non si può capire quando era grande. E mi sono ritrovato un cancello fatto tutto di oro, era come quello dell'inferno, però era di oro, quello era di ferro. E questo cancello era bello, quello trasmetteva tristezza, qualcuno che i cancelli non li sa fare. Invece questo cancello era bello. E quando io mi avvicinavo, questo cancello si apriva sempre di più. Tanto che io cominciai a vedere un trono bianco, non aveva decori. Però vidi questo trono. E io quando entrai, vidi questa luce immensa. E appena varcai la soglia del portone,
il mio corpo, il mio spirito dovette cadere faccia a terra, perché la luce e la potenza che c'era in quel luogo non è inspiegabile, non si può comprendere. E questa voce mi diceva: se la Chiesa avvertisse una piccola percentuale di quello che c'è lì dentro, qua nessuno riuscirebbe a stare in piedi. Qua sopra nessuno riuscirebbe a stare in piedi, perché c'è troppa potenza, c'è troppa gloria. La gloria di Dio copriva ogni cosa, la luce di Dio copriva ogni cosa. Tanto che io, mentre ero faccia a terra, inginocchiato, provai a sbirciare per vedere, perché io volevo conoscere, volevo sapere. In quel momento io avevo quel desiderio di sapere sempre di più, sempre di più, sempre di più. E io alzai gli occhi e vidi il trono di Dio e con questa luce, e accanto c'era un cherubino. E questo cherubino era nudo, però non aveva sesso, non aveva nemmeno i capezzoli, è senza sesso. Ed è alto un 4-5 metri. Poi io infatti sono andato a ricollegare che Satana è un cherubino, e avevano le stesse grandezze. Questo cherubino aveva tre paia d'ali, però con un paio si copriva gli occhi, con le altre due si copriva, mi pare, il corpo, però non riusciva a vedere bene, a mettere a fuoco, perché c'era troppa luce in quella stanza. Anzi, sono riuscito a vedere bene gli occhi e le ali che li coprivano, però non riuscivo bene a mettere a fuoco, perché quella potenza copriva ogni cosa, veramente. E io ho detto: Signore, ma perché in questa stanza non ci sono ornamenti come la città, che è piena di pietre preziose? Non ci sono, il trono è un pezzo di è una perla intera, è color perla come i muri delle case, è color perla e non ha adorni, completamente, proprio zero, è come una pietra messa là senza nessun decoro, e nemmeno tutta la stanza è il nulla, bianco. Io ho detto: Signore, ma perché? Perché non ci sono tutte queste cose? E questa voce mi diceva: la mia presenza là dentro basta a coprire ogni cosa, e tutto il resto è vano. La mia gloria paragonata a tutte quelle cose sono vane. Lì dentro non serve l'oro, non servono le pietre, perché la presenza che c'è là dentro ti basta, e tu non puoi vedere cosa c'è. E io ho detto, perché avvertivo anche silenzio, no? Ho detto: Signore, ma qua dentro nessuno parla, nessuno ti loda, nessuno glorifica. Io ho detto: ma perché? E sempre questa voce mi rivelava: alla mia presenza nessuno può parlare, nessuno può aprire la bocca, perché le loro parole sarebbero insignificanti là dentro. E infatti io ho ricollegato la scrittura che dice che un giorno davanti al trono bianco, durante il giudizio, nessuno potrà parlare, ma non perché Dio ti tapperà la bocca, ma perché la presenza che ci sarà, e tu sarai davanti a quella presenza faccia a faccia, non ti permetterà di parlare. Tu non puoi parlare, non avrai nemmeno la forza, non avrai nemmeno la forza di alzare un dito. E tu veramente ti annulli completamente, tu non puoi fare più niente, dipendi da quella presenza. Solo quando puoi uscire ti puoi alzare. E dopo che io ho visto tutta questa potenza e le sensazioni mi venivano rivelate, e le sensazioni praticamente sono inspiegabili, io ora sto raccontando, ma io vi sto raccontando il 20% delle sensazioni che io provavo, perché non ci sono parole per spiegare la potenza di Dio, non ci sono. Solo quando tu ci entri e cadi faccia a terra ti rendi conto che veramente tu sei niente, e tutta la gloria è di Dio, perché Lui fa così e ti annulla, e tu non ci sei più. Tutto di un tratto il mio spirito entrò di nuovo nel mio corpo, io mi svegliai di scatto, io mi alzai, ero messo così, io non ci dormo mai così. Mi svegliai così e ho detto, la prima cosa che ho pensato non è stata: ah Signore, grazie perché mi hai fatto vedere queste cose. E no, il mio primo pensiero è stato: Signore, io voglio di più. Signore, a me non mi basta. Io, Signore, voglio una parola. Voglio una parola per me. Voglio una parola per la Chiesa. E nemmeno il tempo di pensare questo, io mi sono coperto. E di nuovo ho avuto la stessa sensazione, che il mio spirito è uscito di nuovo, tutto di colpo.
non si dimenava più, è uscito di colpo, come se il mio corpo non lo poteva più trattenere il mio spirito, era troppo forte, era troppo grande. E il mio spirito è salito di nuovo in alto, io mi sono ritrovato di nuovo di fronte a quel cancello. Ma io di un tratto mi sono trasportato insieme a quella luce, che è ricomparsa, e mi sono ritrovato in mezzo a un posto collinare. Era pieno di colline, io non riuscivo a vedere la fine di queste colline, perché era troppo grande. E queste colline erano caratterizzate da una tavolata. Al centro di queste colline c'era una tavolata grandissima. Però non era apparecchiata, c'era solo la tovaglia stesa. La tovaglia era blu con dei ricami, diciamo, tutti fatti di oro. Era come stile barocco, qualcosa del genere. Ed era qualcosa di veramente che si percepiva nell'aria, che era prezioso. Il tavolo era di legno massiccio, era tutto un albero. Non era a stacchi come gli alberi che li fanno a sezioni e poi li assemblano. Io percepivo che era tutta una tavolata di legno massiccio. Qualunque cosa lì è perfetta. E questo tavolo era circondato da troni, tantissimi troni, che si ripercuotevano per quanto era grande la tavolata. Questi troni avevano una base d'oro rigida, super giù grande quanto una cassa. E avevano dei cuscini di sopra, sempre nello stesso stile della tovaglia. Però di sopra avevano dei ricami, tutti fatti di oro. Erano strani, erano bellissimi. E quella presenza che io poi in quel momento l'ho potuta guardare, è stato l'unico momento della mia esperienza in cui ho potuto guardare quella luce negli occhi. Io guardavo e avevo una sagoma, e là ho capito che era Gesù che mi stava facendo vedere tutte queste cose. E questa sagoma si avvicinò alla sedia che c'era a capotavola, prese questo trono e si vide che faceva forza, perché era pesante, è tutto di oro massiccio, e ha fatto questo movimento qua. E io ero messo qui, ho guardato subito cosa c'era, e c'era una targhetta tutta di oro, tutta fatta di oro, e c'era scritto il mio nome a stampatello. Io là non vi posso spiegare l'emozione che ho provato e che sto provando ancora ora, perché quando Dio ti rivela che lui ha preparato un posto per te, tu non la puoi contenere quella gioia, tu non la puoi contenere quella fuoco che Dio ti mette dentro, tu non lo puoi contenere, tu hai bisogno di rivelarlo agli altri, tu hai bisogno di parlare. E quando io ho visto questo nome, sono caduto subito a terra. Ma Dio non mi ha detto: bravo, bravo, ti sei conquistato un posto nel cielo. No, non me l'ha detto. Lui mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: di al mio popolo che io sto tornando. Perché la tavola non è apparecchiata, ma gli angeli sono lì pronti. Gli angeli sono lì pronti. Come quando uno ti dice: comincia a preparare la tavola che io sto andando a prendere quella persona e la sto portando. E gli angeli erano lì pronti ad apparecchiare. E il Signore sta venendo e gli sta dando la segnale agli angeli per apparecchiare questa tavola, affinché quando noi saremo lì sarà tutto pronto e Gesù sarà il nostro servitore. Non saremo serviti da angeli, no, sarà Gesù in persona a servire al nostro tavolo. E dopo di questo io mi sono svegliato, ho sentito di nuovo il mio spirito rientrare in una maniera veramente incredibile. Si sentiva proprio, io sentivo dentro un botto quando rientravo, e mi sono svegliato subito di colpo, come la prima volta. Però ho detto: Signore, ora mi hai dato la parola, basta. Veramente, io in quel momento mi sentivo una responsabilità addosso di parlare, ma io sentivo questa voce che mi diceva: non devi essere tu a parlare, la gloria è mia, parlo io. E veramente quando Dio ti rivela che tu sei niente in confronto, tu dici: è vero, Signore, cioè parli tu, a me non mi interessa, io sono solo, io ti do solo le mie corde vocali e tu ti muovi attraverso di queste. E io ringrazio Dio, perché io lo chiamo questo qui un dono, perché io, ricollegandomi alla Bibbia, alle scritture, quella di ieri,
Ieri io mi sono andato a coricare e subito mi sono addormentato, ho pregato. Prima io avevo studiato la Bibbia perché giustamente mi dovevo preparare per stasera. E mi sono andato a coricare, mi sono addormentato e mi sono visto di nuovo Satana davanti. Però questa volta lui era di fronte a me, non alto 4-5 metri, aveva assunto delle proporzioni umane. Era sempre abbastanza alto, 1,80, 1,90, non scendono mai sotto di questa statura. E lui mi teneva così, e aveva una voce brutta che mi diceva: "Bene, io ti faccio vedere queste cose." E mi faceva vedere, la prima cosa che mi ha fatto vedere erano tante donne, modelle erano, tantissime donne, tante, tante, belle, belle. E mi diceva: "Io ti darò queste donne." Poi mi faceva vedere una stanza piena di soldi, tanti soldi, mi faceva vedere tantissimi soldi, una banca. E mi diceva: "Tu avrai tutti questi soldi, tu mi chiederai soldi, io ti darò dei soldi. Delle macchine, io ti darò queste macchine. Tu vorrai delle motociclette, io ti darò delle motociclette bellissime." E io nel frattempo vedevo tutte queste immagini che mi scorrevano nella mente, nel sogno. E lui mi ha detto: "Io tutto questo te lo do, basta che tu domani taci e tu mi adori." Ma io sempre con quella sicurezza che avevo all'inferno, io l'ho guardato dritto negli occhi e gli ho detto: "Io la tua gloria non la voglio, mi dispiace. Io la tua gloria non la voglio, perché tu mi puoi dare tutte queste cose in un momento, in un attimo." Lui mi diceva: "Io ti darò un lavoro dove tu sprecherai pochissimo tempo, ma tu avrai miliardi." Lui mi paragonava a star del cinema, Johnny Depp e Donald Trump. Erano persone veramente importanti che, se tu le vedi, sono vestite bene perché hanno i soldi, hanno un valore sociale. Ma io gli ho detto: "Guarda, tu mi puoi dare tutte queste cose in un batter d'occhio, ma io non le voglio, perché il mio Dio me le può dare. Magari non me le darà come te, ma me le darà a suo tempo." E dopo di questo io ho visto lui di nuovo tornare nell'inferno, ai piedi del suo trono, che guardava arrabbiato verso Dio. Guardava arrabbiato, si è tolto il cappuccio di scatto con le sue unghie, c'ha le unghie lunghe. Si è strappato le vesti e gridava a Dio, perché lui ha capito che ha perso un'anima. Ha perso un'anima, perché dopo che Dio mi ha mostrato queste cose e io ho rinunciato alla sua proposta, perché era una proposta abbastanza alta. Tanto che lui mi diceva: "Questo è il prezzo della tua chiamata." Mi diceva: questo è quello che vali, no?" Provava ad innalzarmi. Poi gli ho detto: la gloria che c'è in me non è mia, è Dio che l'ha messa dentro di me. Questo fuoco che io ho di parlare, non ce l'ho di mia spontanea volontà perché sono bravo, ma è perché Dio l'ha messa in me. Perché, come ho detto all'inizio, Dio ti sceglie. Non sei tu che scegli, ma è Dio che ti sceglie. E veramente, quando lui gridava, io avvertivo una sensazione di vittoria, perché io in quel momento ho vinto, perché lui mi ha proposto veramente, ve lo dico sinceramente, cose belle, donne, macchine, case, ville, motociclette. Poi non le ho volute, perché quando veramente si comprende chi è Dio e che cosa ha fatto nella tua vita, tutto il resto non conta. E io voglio ringraziare veramente Dio per queste cose, e che possano essere veramente di incoraggiamento. Amen. La gloria a Dio sempre, no? Mi raccomando.